Salvatore Lipari, rilassato con la sua bambina che vediamo di fianco. Slalom Santo Stefano Mannoli, dimmi com'è andata. Vabbè, come gara, come sia location che come percorso, eccezionale, non è discutibile i Gambari, non ce n'è. Poi io sto correndo con un cambio di una 112 normale che da Morano l'ho rotto il suo, gli ho cambiato il carburatore fatto male, no? Però mi sono divertito, infatti ho fatto pure i tempi, nonostante queste cose. No, abbiamo finito, dimmi la mia bambina si comporta bene sempre, a me non mi dici mai di no. Ora aspettiamo il prossimo Cellare e vediamo come andiamo a finire. Bene, dopo Cellare, che è la prossima gara, poi c'è Bagnara, ma a settembre abbiamo ottobre. No, Renato, ottobre, 5 ottobre vi aspetto tutti numerosi a Oppido, anche per mangiare e divertirci, oltre perché, alla gara. Perché sappiamo perfettamente che voi organizzate un pre-gara particolare. Sì, sì, Maccheroni, tutto quello che c'è. Quest'anno forse qualcosa in più aggiungiamo, ogni anno miglioriamo le qualità. Ecco, sentite, Maccheroni qualcosa in più, un buon vino sicuramente. Questo sì, perché miglioriamo ogni anno, anche perché la gara io la vedo domenica. Io mi piace la festa, 3-4 giorni a persone, quando siamo, tu lo sai, Renato, lo sanno tutti, no? Che ci divertiamo, si balla, si fa, abbiamo organizzato anche Filippo, porta gli organetti, e facciamo una bella. Un pre-gara diverso. Pre-gara diverso, sì. Perfetto. Poi domenica si allontano loro che io non posso correre. E ora vieni qua che ci facciamo una. Il mio pilotino. Ecco qua, un altro rappresentante di Oppido Mamertina Racing. Un nostro nato nella zona Citatea. Bene. La nostra zona. Bene, sono contento di avervi tutti e due davanti alla telecamera. Gli oppidanesi, ho detto giusto, oppidesi, ho imparato un'altra cosa, saranno contenti e felici per voi e noi per loro. Perfetto. Vi facciamo onore al paese, a tutti loro, il nostro pubblico di Oppido. Perfetto, grazie a tutti e due. Ciao Renato. Ciao. Passiamo al gruppo speciale Slalom. Esattamente, all'S3 l'abbiamo già visto in veste di organizzatore del challenge, quindi chiamiamo Salvatore Lipari. Sempre il nipote di Totò di Salvatore Lipari.